Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Come di consueto, alla rubrica Caffè Mercati un saluto da Riccardo Zago, investire.biz. Ringrazio tutte quelle persone, eravamo tantissimi, al corso completo di analisi grafica svoltosi ieri sera dalle ore 20 alle ore 22, anzi siamo andati avanti fino alle 22.30, quindi 2 ore e mezza solo nella terza puntata. Veramente un ringraziamento a tutti. Ora però partiamo subito con la nostra rubrica per aggiornare qualche strumento, doveroso ovviamente questo aggiornamento come sempre. Prima però calendario economico, è appena uscito un dato in Germania, indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero, dato negativo come il dato successivo anche se meno importante. Successivamente cosa dobbiamo aspettarci? A breve, tra un'ora, quindi alle 10.30, indice dei prezzi al consumo, ma in Gran Bretagna. E nel pomeriggio, eccoci qui, come sempre, ci spostiamo in America, vendite di nuove abitazioni alle ore 16 e alle 16.30, sempre negli Stati Uniti, scorte di petrolio grezzo. Questa sera invece, verbali di riunione del FOMC alle ore 20. Le scorte di petrolio grezzo, come sempre, le seguiremo in diretta al Trading Live di oggi con me, quindi dalle 16 alle 17. Bene, possiamo proseguire, possiamo andare veloci e andiamo a vedere alcuni strumenti. Allora, l'Italy sta scendendo, un po' di incertezza politica, però questo è un bel ritracciamento per quanto mi riguarda per comprare, non da questi livelli. Sicuramente si potrebbe attendere un approdo in area 22.000, magari ci arrivasse, però abbiamo anche questa trend line. Sarà interessante, io non mi posiziono al rialzo, ma voglio monitorare che cosa? Voglio monitorare il comportamento del prezzo su questa trend line. Se ci saranno dei pattern che possono essere definiti come pattern rialzisti, dopo aver toccato questa trend line, allora mi posizionerò al rialzo. Altrimenti, una volta rotta questa trend line, mi aspetto un approdo in area 22.000/21.008 per nuovi acquisti. Bene, andiamo avanti e parliamo invece di un titolo riguardante l'Italy 40, Intesa San Paolo. È sceso veramente molto nell'ultimo periodo, proprio per questa incertezza politica. Siamo scesi comunque in 2 settimane del 13%, rimane un ottimo titolo a mio avviso. Ovviamente qui, vista l'incertezza, aspetterò una conferma da parte del prezzo, magari anche sul settimanale piuttosto che sul giornaliero, per entrare in posizione, perché questo non è un titolo che ho in portafoglio e mi piacerebbe averlo, perché comunque è una banca che lavora molto bene e insomma fa numeri. Staremo quindi a vedere. Andiamo avanti però e parliamo di altro, parliamo di Tesla, che ieri ha fatto un bel meno 3,3% se non sbaglio. Allora, andiamo a vedere, un meno 3,25%, un ottimo ribasso, comunque siamo sempre nella zona qui di 274-275, io mi aspetto almeno un approdo in area 259 e da lì però lascerò correre la posizione. Andiamo avanti e parliamo invece di Forex, partendo da quello che dal cambio che stiamo seguendo da un po', che è USD Yen in primis. Oh, guardate, si sta apprezzando sempre di più, molto bene, siamo sui minimi. Che entrata abbiamo fatto, devo dire, molto molto bene, sono soddisfatto. Ovviamente adesso attendiamo, vediamo come si comporterà in primis su questa zona qui. E poi vedremo anche il comportamento nei prezzi di questa zona in area 109. Andiamo avanti e parliamo di USDCHF, anche questo sta scendendo ovviamente perché è entrato short USD Yen, non era il caso di mantenere anche USDCHF oppure il contrario, io invece l'ho fatto, ma su USDCHF ho diminuito l'esposizione. Concludiamo con AudiCAD che si porta su questi massimi qui, non vengono rotti in chiusura, ovviamente io non ho portato ancora a casa parte della posizione, ma ora lo faccio e lo stop rimane in pareggio. Bene, io ho concluso, vi ringrazio molto per l'ascolto, spero di aver aggiornato il tutto, scrivete al di sotto di questo video ovviamente e se volete vedere altro che magari durante la giornata andiamo a vederlo. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alle ore 16 al Trading Live. Buona giornata e buon trading a tutti.